Mister Domizzi, vittoria di platino e meritata, una partita intensa, come l'hai vissuta dalla panchina? Ma no, adesso di platino o non di platino non lo so, vittoria fondamentale per i tre punti che ci permettono di tenere un margine da quelle dietro, dall'Ascoli, di allontanarci di ulteriori tre punti da Cosenza e Reggiana, ma soprattutto perché ne avevamo bisogno per continuare ad essere convinti, perché io ero convinto anche dopo Cremona che la squadra avesse fatto una buona prestazione contro una squadra in forma e tutto, e quindi avevo ulteriore piacere che questa partita andasse bene, non solo per la classifica e per i punti, ma proprio per convincere i ragazzi che stavano facendo bene. Quanto più vicino è l'obiettivo? Ma è un po' più vicino, non è ancora vicinissimo perché c'è qualche squadra, non tutte, che continua a correre. È vero che abbiamo una partita da recuperare, ma è pur sempre una partita da giocare, da vincere, però va bene, sono contento a prescindere. Adesso i ragazzi devono recuperare in fretta energie e non pensare alla prossima partita. Adesso quei tipi di problemi me li succio io oggi e domani, loro devono recuperare, poi da lunedì ci penseremo. Come con l'Entella, insomma, due gol ravvicinati che hanno di fatto chiuso la partita, che poi era ancora molto lunga, è una cosa che hai trasmesso alla squadra, nel senso di chiudere le partite? Lo spero, non so se è stato proprio così. Io gli ho trasmesso il fatto, e si è visto anche oggi, è già dalla prima quarantella, che fisicamente c'eravamo nonostante tante difficoltà, nonostante il Covid, che forse avevamo tutti un po' pensato di star peggio dal punto di vista fisico, invece avevamo recuperato energie e possiamo ancora crescere in qualche giocatore. L'importanza che di non aver subito reti, credo sia... Ma quello è sempre importante, a questo punto della stagione un po' meno, perché il risultato va oltre anche il punteggio, no? Però dà fiducia, comunque questa squadra nelle ultime tre partite ha fatto 6 gol, ne ha subiti solo 2, sicuramente sono segnali di una squadra che c'è, l'obiettivo non è vicinissimo, ripeto quello che avevo detto, ma è alla nostra portata, nelle nostre mani. Un grande collettivo sicuramente, però insomma, a parte di Ciurria, nelle tue tre gare ha fatto 3 gol e 2 assist, come lo vivi da allenatore? Ecco. Sono contento perché quando gli attaccanti segnano e fanno bene, i primi a essere contenti sono loro, i compagni, l'allenatore, i tifosi, il presidente, tutti quanti. Patrick ha caratteristiche particolari nella rosa che altri giocatori non hanno, e adesso deve non pensare minimamente di poter essere stanco, ma sfruttare il momento e andare avanti. Martedì, appunto, dicevi prima, si torna tutto in campo a Reggio Emilia, ho detto per te anche un ritorno, e quanto importante sarà questa gara dell'economia finale? Ma sarà importantissima, come tutte quelle che mancano, almeno le prossime 2-3 sicuro. Siamo un po' in difficoltà perché Muslic sarà squalificato, Calò sarà squalificato. Vediamo di, ripeto, questi sono problemi miei, i ragazzi adesso devono pensare a recuperare energie stasera, tutto domani, poi da lunedì ci penseremo.